Buongiorno, benvenuti a questa tavola rotonda all'interno del congresso internazionale Agonie delle Identità. Io sarò, come dire, un moderatore moderato, nel senso che non prenderò spazio ai protagonisti. Dico soltanto, mi devo presentare, ecco, due parole. Io mi chiamo Paolo Trianni, insegno filosofia a Tor Vergata e poi teologia delle religioni in due facoltà pontificie a Roma. Mi sono occupato di alcuni documenti del Concilio Vaticano II e di alcuni autori che forse conoscete, Thiers de Chardin, Henri Lesseau, Raymond Panica, insomma autori che hanno dialogato soprattutto con il mondo orientale. Mi limito a dire che questo nostro incontro è limitato alle tre religioni del libro, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, del libro, della Bibbia. Quindi questo significa che almeno un elemento in comune per dialogare ce l'hanno, ce l'abbiamo. Ovviamente si poteva allargare la prospettiva alle religioni orientali, però abbiamo, come dire, abbiamo deciso di concentrarci sulle religioni del mondo mediterraneo, insomma, che appartengono maggiormente alla nostra cultura. E che dire? Ecco, dopo secoli di incomprensioni, finalmente è iniziata un'altra stagione di dialogo tra le religioni, ecco, parlo soprattutto dal punto di vista cristiano, una stagione che non è iniziata soltanto con Papa Francesco, ma, ecco, per esempio mi piace ricordare l'incontro di Assisi dell'87, ma anche due documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, due documenti veramente molto importanti, Nostra Aetate, sul diritto alla libertà religiosa, Nostra Aetate sul dialogo interreligioso è Dignitatis Humanae sul diritto alla libertà religiosa. E perché sono importanti questi documenti? Perché sono poco teologici e tanto antropologici, cioè sono universali, sono destinati a tutti. E questo mi sembra molto, molto importante. Allora, io do subito la parola ai relatori, li ho già avvisati che, come d'accordi, devono rimanere 10 minuti, quindi darò a ciascuno 10 minuti e col tempo che rimane daremo spazio a qualche eventuale domanda. Allora do subito la parola all'imam Nader Akkad, che terrà una relazione dal titolo L'ultimo respiro, la coscienza e l'abbraccio col divino nell'Islam. L'imam è un imam di Trieste, ma è responsabile per il dialogo interreligioso per quanto riguarda l'Italia. Prego. Bene, comincio con il saluto dell'Islam, la pace sia con tutti voi. Cari amici, ecco, non è facile in 10 minuti raccogliere all'interno tutto il modello di fine vita e del rapporto nell'Islam e com'è possibile fare questo percorso che parte proprio dal modello della creazione divina, nel quale il progetto divino ha voluto dare all'uomo questa Khilafa, viene detto praticamente questo impegno elevatissimo sulla terra per poter anche costruire la terra e popolarla. Cercheremo di vedere alcuni slide in modo che resto dentro 10 minuti proprio su alcuni concetti che penso oggigiorno di attualità, anche di importanza anche per la comunità islamica e di come anche viene vista anche all'esterno, come la morte in sé nell'Islam come viene trattata. Ecco, io ho messo alcuni slide. C'è un versetto sulla slide 2 che parla Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Ho voluto proprio recitare questo versetto del Sacro Corano proprio per sentire anche le parole in arabo, come vengono anche pronunciate nella preghiera. Qui Dio parla nel Corano, parla con le anime delle persone e dice: o anima ormai acquietata, ritorna al tuo Signore appagata e accetta, entra tra i miei servi, entra nel mio paradiso. Qui entra un grande concetto dell'Islam e come è fatto l'essere umano, lo stadio della creazione di Adamo, e la composizione dell'essere umano da jasad, da nafes, da ruh, che vuol dire corpo, anima, spirito, e che ognuna di queste entità ha una sua funzione ben specifica all'interno della religione islamica, e che la maggior parte che l'essere umano viene trattato, viene visto proprio per la parte della nafs, della coscienza morale. Questa componente che nel quale, nella crescita dell'essere umano, accoglie all'interno tutta la sua esperienza e tutte le sue azioni. E quella, alla fine, viene chiamata da Dio in questo versetto, acquietata, vuol dire è stata rassegnata, ritorni al tuo Signore. L'agonia è prevista. Nell'Islam c'è un versetto che parla proprio sull'agonia, l'agonia della morte. E il versetto del capitolo 50-19 parla: l'agonia della morte farà apparire la verità. Ecco da cosa ti allontanavi. L'essere umano, un essere non vuole la morte. E questa è una delle caratteristiche che Dio stesso ha messo all'interno dell'essere umano. Nessuno vuole la morte, ma la morte raggiungerà. Infatti, un altro versetto dice: tutte le anime gosteranno la morte. Tutte le anime gosteranno la morte. E l'agonia in sé è un momento, un stadio molto difficile. Il profeta Muhammad, proprio durante la sua morte, dice che è molto dura l'agonia della morte. Per questo non è facile. L'Islam non invoca la morte. Ho portato alcuni detti del profeta per far ricordare quanto è importante la vita nell'Islam. Dio, quando ha voluto creare l'essere umano, l'ha creato perché deve essere felice, l'ha messo nel paradiso. Per questo il modello della creazione è quello della felicità dell'essere umano. Poi sappiamo com'è andata, ma comunque con il peccato che è stato fatto e Adamo ha chiesto perdono, Dio ha dato a lui un'altra possibilità di vivere ancora in questa terra una vita felice, di costruire legami e di dialogare con l'altro in modo da ritornare alla dimora ultima, la casa della pace e della felicità. C'è un detto raccontato nel Bukhari, che sono due dei Bukhari Muslim, uno dei libri importanti che raccolgono hadith detti del profeta. Dice il profeta che nessuno di voi domandi la morte. Se faceva delle buone azioni, forse ne farà di più. E se faceva delle cattive azioni, può darsi che se ne pentirà. Quindi viene vista la morte un valore aggiunto nella vita. E un altro detto parla, il profeta dice che nessuno di voi domandi la morte o implori Dio di dargliela prima della sua venuta, poiché quando la persona muore le sue opere si concludono, mentre la vita non aggiunge che del bene al credente. E un altro detto del profeta dice che nessuno di voi chieda la morte per una malattia che lo raggiunge, ma se vuole implorare la morte, allora che dica: o Signore, fammi vivere fin tanto che la vita mi sia di qualche bene, e fammi morire se la morte mi è qualche bene. Quindi la morte è una cosa certa, una cosa
Ecco, saluto il rabbino, un caro amico, che ecco sul dialogo interreligioso che ha cominciato il nostro moderatore parlando. Io penso che oggigiorno proprio viviamo un momento molto importante, specialmente anche con la presenza di Papa Francesco, che ha dato molto al dialogo interreligioso per portarlo proprio a livelli popolari, in modo che anche rientra nelle nostre comunità. E questo è un dato molto importante anche per le nostre comunità islamiche, perché trovare anche un interlocutore aperto nel quale che sentiamo in sincronia, e questa è una cosa molto importante. E penso che il dialogo ormai che lo facciamo da 20 anni a Trieste, ecco, a Trieste, se qualcuno non conosce questa realtà, a Trieste c'è una comunità storica, abbiamo la vecchia moschea del 1840, abbiamo il cimitero ottomano adiacente a questa vecchia moschea, che vuol dire c'è una tradizione, di una presenza che dà un valore aggiunto alla città, e poi la presenza di tutte le confessioni molto importanti. Quindi, allora, non bisogna invocare la morte. Io ho voluto mettere questi due slide per ricordare tutto quello che oggigiorno viene fatto tramite questi attacchi terroristici, che nel quale uno invoca la sua morte per disperazione, invoca la sua morte per terrorizzare, invoca la sua morte perché voleva raggiungere il paradiso e raggiungere tutte queste donne all'interno del paradiso, non sapendo che nell'Islam stesso parla che nella vita e operare il bene è molto più importante dello stesso martirio. C'è un altro detto del profeta, che quando viene raccontato che una persona morta in martirio e un'altra persona morta un anno dopo sul letto, morte naturale. Quando è stato raccontato al profeta questo episodio, hanno detto che quello che è morto come in martirio sarà in un grado molto più alto. E il profeta cosa ha detto? Ha detto: ma il suo compagno ha vissuto un anno dopo di lui e ha operato tanto di quel bene, e il suo valore sarà ancora più alto. Per questo il valore della vita è molto importante, in questo senso. Quindi la morte in sé è una certezza condivisa fra tutti gli esseri umani. La morte è un passaggio obbligato verso la vera vita. È ineluttabile, nessuno è in grado di sfuggirle. È una delle leggi di Dio nella sua creazione. C'è un versetto che parla che Dio ha creato la vita e ha creato la morte. Forse la prima volta uno sente come la morte è una creazione di Dio. È una creazione, come la vita è una creazione, la morte è un'altra creazione. Nessuno è in grado di sfuggirle. È una delle leggi di Dio nella sua creazione come tale. I credenti devono prepararvisi in prima persona, così come devono preparare i propri cari amici. Il percorso di fine vita deve essere assistito, specialmente dagli amici, dalla comunità. Le persone non devono essere lasciate sole. Ieri eravamo nella conferenza, nella sessione parallela, abbiamo parlato delle queste stanze del silenzio, un progetto importante che parla dell'assistere i malati negli ospedali, specialmente per i musulmani, che tuttora in mancanza di una intesa con lo Stato italiano non c'è la figura di un ministro di culto che affianca questi malati negli ospedali. Ecco, questi progetti come quello che abbiamo parlato potrebbe essere anche molto importante, molto interessante. Dio dice: dove che voi siate, la morte vi raggiungerà, anche se foste in torri impenetrabili. E dice: poi quando la morte giunge a uno di voi, a uno di loro, e gli dice: mio Signore, fammi tornare in vita sulla terra, al fine che io faccia del bene in ciò che ho lasciato, trascurato. No, è semplicemente parola che egli dice. Dietro a loro, tuttavia, c'è una barriera. Questa barriera è una vita, che è fra la vita eterna e la nostra vita questa. Questa barriera viene chiamata Barzakh, fino al giorno in cui saranno risuscitati. Quindi,
uno non invoca la morte, ma la morte raggiungerà. E la sua anima come deve essere? Deve essere un buon momento, rassegnata in attesa dell'incontro con Dio. È importante che il malato ricordi l'immensità della misericordia di Dio, che abbia una buona attesa da parte di Dio, speranza, viene detta husnul dhanni billah, ossia che abbia sempre presente che Dio è innanzitutto perdonatore, generoso, misericordioso, amorevole, grande, buono, che l'essere umano faccia prevalere la misericordia di Dio sul suo castigo, la speranza sulla disperazione. In tal senso, Giaber, uno dei compagni del profeta, afferma, dice che ho sentito dire dal profeta, pace su di lui, 3 giorni prima della sua morte, che nessuno di voi muoia senza avere una buona speranza da parte di Dio. Quindi, con questa attesa, uno cosa deve fare? Deve concentrarsi sulla sua vita attuale e di comportarsi per operare il bene ogni momento, ogni istante della sua vita. Quindi, questo convegno e parlare della morte è utile parlare della morte. Non per vivere affranti e prostrati a tale idea, né per deprimersi o lasciandosi andare a stati d'animo e pentirsi e pensieri torti, ma per non rifuggire la realtà del mondo, per cogliere gli insegnamenti e trarne le necessarie conseguenze. Chiunque dimentichi la morte vive come se avesse una garanzia sulla vita, quella di non morire. E non è vero, perché nessuno ha una garanzia sulla vita. Quindi il profeta Muhammad dice: approfittate di 5 cose prima dell'arrivo di altre 5 cose. Approfittate della vostra giovinezza prima della vecchiaia, della vostra salute prima della malattia, della vostra ricchezza prima della povertà, del vostro tempo libero prima di essere troppo occupati e della vostra vita prima della vostra morte. Grazie. Grazie all'imam Akkad anche per aver rispettato i tempi che ci ha introdotto insomma al tema attraverso le pagine del Corano. Adesso do la parola a Guido Alberto Bormolini che è un vostro docente, monaco, sacerdote, anche un caro amico. Abbiamo di recente fondato a Prato un centro studi cristiani vegetariani. Come al solito qualcuno ride, Guido Alberto. Il titolo della sua relazione è Il corpo, tempio dello spirito, il corpo di luce nella mistica e i livelli di coscienza. Prego, Guido Alberto. Buongiorno a tutti. Avrò un approccio forse un po' originale per un problema complesso come quello della coscienza. Pensate con che ambivalenza ha utilizzato questo termine, no? Anche lì bisognerebbe accordarsi con un senso univoco, per cui dall'obiezione coscienza, al primato della coscienza, quello più psicologico, fino a aspetti della fisica, della neurologia. E gli darò un taglio un po' preciso, che viene più da un'antropologia abbastanza universale, che anche è cristiana, cioè che è fondamentale nella preparazione di una riflessione sul tema vita e morte. E è questo: l'essere a tanti livelli, per cui occorre molta profondità per coglierlo e non farsi ingannare dalle apparenze. La coscienza non è un fatto unitario, ha dei gradi, cioè non è che c'è la coscienza e non c'è la coscienza e la coscienza è un qualcosa di definito. C'è una parte di realtà che sfugge, che è in profondità. Pensate che in tutte le tradizioni arcaiche tutto quello che dico appartiene anche alla tradizione cristiana, però è bello che ha anche un afflato più universale, no? Tutto ciò che esiste in qualche modo ha un aspetto visibile e un aspetto invisibile. Pensate a Origene, uno dei grandi maestri della cristianità antica, no? Ci dice:
Questo mondo visibile ci fa conoscere il mondo invisibile. E questa nostra terra posta in basso contiene immagini di realtà celesti. Così da ciò che è in basso possiamo salire a ciò che sta in alto. Da ciò che vediamo in terra possiamo avere conoscenza di ciò che sta nei cieli. Per cui è come se la coscienza fosse collocata su più livelli. Massimo Confessore, un altro grande padre, diceva: il mondo è uno. Ma infatti il mondo spirituale nella sua totalità si manifesta nella totalità del mondo sensibile ed è misticamente espresso attraverso immagini simboliche, perché ha occhi per vedere, e tutto intero il mondo sensibile lascia segretamente trasparire tutto intero il mondo spirituale. Per cui quello che noi vediamo è eco di qualcosa di molto più profondo. La realtà è collocata su più gradi, però la nostra coscienza è mutilata. Per cui mancano dei pezzi, la coscienza non è compattata, quella profonda con quella di superficie. C'è un mito greco che ne parla, no? Saprete, quel mito degli dei dell'Olimpo che nascondono il segreto della vita perché gli uomini la usavano solo per sopraffare gli altri. E chi dice di nascondere in cima all'Olimpo, chi sotto l'Olimpo, chi in fondo agli abissi. Però alla fine vince Hermes, perché dice: c'è un posto solo dove non si guarda mai, dove l'essere umano non guarda mai. Nascondiamoglielo nel cuore. Che il cuore è il luogo della coscienza, ma la coscienza è mutilata perché non guardiamo all'interiorità. Per cui gli esseri umani si sobbarcano, si affannano di grandi fatiche per cercare dei beni irrisori nel mondo esterno, condannandosi a una perpetua fatica e insoddisfazione, quando invece il segreto della vita, che racchiude ogni ricchezza, la felicità come l'immortalità, è nell'intimo della persona. Come ieri diceva anche il professor Facco, no? Citando Tesla, quindi molto più recente, a forza di guardare l'esterità ci dimentichiamo che esiste un mondo interiore. Quindi se c'è questa spaccatura, la coscienza non è riunificata. E allora è difficile parlare di coscienza, soprattutto rispetto alle scelte di fine vita, se non ci rendiamo conto che non sappiamo cos'è la coscienza e non sappiamo cosa vuol dire essere nella coscienza o non esserci. Nella tradizione indoeuropea, che è molto diversa da quella semitica rappresentata dagli altri due relatori, però in questo caso invece c'è un terreno comune. Ma la tradizione indoeuropea, completamente poi ereditata dalla tradizione cristiana, si parla di tre mondi che si compenetrano ma sono distinti. Nell'India antica, no, c'era questo principio tamas, rajas e sattva, cioè tre principi della realtà, perché sono tre gradi. I nostri padri lo traducevano come la materia, la psiche e lo spirito. Se non sono riunificati, non c'è la coscienza, perché manca una parte fondamentale. E questa, diciamo, questi gradi della realtà in realtà sono non sono compartimenti stagni, è qualcosa di unitario, come diceva Massimo Confessore, pur mantenendo la distinzione. Questa è la posizione di tanti: Clemente Alessandrino, Origene, Massimo Confessore, Evagrio. Sono tre realtà a cui corrispondono tre gradi di crescita spirituale, perché ci sono le persone somatiche, psichiche e pneumatiche, nella, diciamo, secondo la definizione greca dei padri, per cui esseri materiali, un po' più dinamici, più psichici e spirituali. In questi tre gradi ci si colloca nella crescita. E tra l'altro, ad esempio, anche nella tradizione della mistica islamica è molto ben presente questo concetto. Adesso non vi sto a dire tutte le denominazioni del sofismo, perché ci sono questi tre gradi, c'è il mondo intermedio, in cui c'è una spissitudo spiritualis, così si esprimevano i mistici accademici dell'Università Antica di Cambridge. Questi tre gradi di perfezione, dice De Lubac, che è stato un grande studioso, sono in rapporto con i tre elementi che compongono l'essere integrale: corpo, anima e spirito. E appartengono a questa visione dell'uomo microcosmo che rappresenta in qualche modo il macrocosmo. Per cui se noi non entriamo in questa unità, il problema della coscienza, anche rispetto alle scelte di fine vita, si pone in modo parziale, ridotto, limitato. Per cui addirittura ne facciamo coincidere la coscienza con un fatto biologico. Anche ad esempio nel caso di malattie neurodegenerative, no? Pensate all'Alzheimer. C'è la coscienza o non c'è la coscienza? Il fatto che il cervello non funzioni vuol dire che siamo privi della coscienza o solo che il cervello non funziona? Sono quesiti a cui non si può dare una risposta definitiva se non praticando un'esperienza spirituale.
se non entrando nel fatto spirituale. E questa visione, comunque, va detto, era comune da Giustino, Clemente, Origene, Ireneo, Basilio, Didimo, Gregorio di Nissa, tantissimi, questa tricotomia. E bisogna che capiamo quindi che c'è una crescita spirituale che è per gradi, in cui lentamente diventiamo degli esseri con una coscienza piena. In Oriente si parla di livelli di coscienza, ne parlavano i filosofi greci, pensate a Proclo in particolare, che poi ha avuto un forte influsso nel pensiero cristiano. Si parla proprio di gradini della crescita. E questo modo di descrivere la scala, pensate Clima con la scala del paradiso, ci sono dei gradini e uno fa questo percorso gradino per gradino. Normalmente sono tre i gradi della crescita spirituale, dell'iniziazione, di tutto nei vari repertori delle grandi tradizioni. Oppure divisi con dei gradi interni a queste stesse sfere, no? Pensate a Pacomio, che è stato uno dei grandi fondatori della tradizione monastica. Lui li divideva, ad esempio, in 24, per cui c'erano 8 gradini all'interno di ognuno di questi tre mondi, che sono mondi interiori. Origene diceva: comprendi questo, dentro di te hai un secondo universo in piccolo, c'è un sole, la luna, ci sono le stelle, e tutto quello che parte dal basso verso l'alto è la crescita spirituale. Raimondo Lullo, un beato della tradizione francescana, diceva proprio: dal mondo dei minerali fino al mondo divino c'è tutta una lunga scala. E noi dobbiamo prima penetrarli dentro noi stessi, allora poi noi possiamo parlare di coscienza. Ne parlano tutte le tradizioni antiche, mirabilmente approfondite da Mircea Eliade, il fondatore del metodo scientifico della storia delle religioni, no? Si parla di un asse che unisce terra e cielo, ma che è dentro di noi. Questa sapienza antica della verticalità dell'essere umano, che la tradizione dello yoga indiano ha canonizzato come dei gradini di livelli psicofisici, che sono i livelli della coscienza, i livelli dei mondi interiori, i cieli. Per cui la Via Lattea c'era proprio questa idea, no? Il cosmo orientato intorno a un punto di riferimento fisso, un asse, che è rappresentata simbolicamente dalla Via Lattea, c'è un polo e tutto ruota intorno. E questi tre regni sono i gradi che dobbiamo attraversare, quello inferiore, intermedio e superiore, il mondo degli inferi. Il mondo terreno, gli inferi non è l'inferno, è il mondo sotto la terra, il regno dei morti, il regno terrestre e il regno celeste, li dobbiamo attraversare. Le grandi tradizioni antiche le rappresentano come un pilastro, una scala, una montagna, e appartiene anche alla tradizione ebraica, islamica, l'idea della sacra montagna, tutto, qualcosa che ci dà accesso al regno dei cieli. Infatti nei templi molto spesso, anticamente c'era questo foro, pensate al Pantheon, perché appunto è proiettato verso il cielo in questa apertura. Questa porta dei cieli è quella che comunica la grazia celeste e che dà una spinta verso l'alto, una spinta che ci spinge lungo questa scala. Nell'iconografia è rappresentata anche da un serpente trafitto, cioè una forza vitale che è dentro di noi, che se tu domini con la lancia, in qualche modo proietti verso l'alto, incanali verso l'alto. Pensate alla visione di Perpetua, una delle passioni più celebri della tradizione del martirio cristiano, no? E dice: io vidi una scala di straordinaria grandezza che arrivava in cielo, sui montanti sono fissati ogni sorta di ferri, ci sono spade, lance, uncini, gladi, in modo tale che se qualcuno sale distrattamente e senza fissare la sua attenzione verso l'alto, rimane lacerato e perde brandelli di carne sui ferri. Alla base c'era un drago. Allora il drago, come se mi temesse, sporse la testa da sotto la scala e io, salendo il primo gradino, gli calpestai la testa. E allora salì e vidi un giardino immenso. Capite? C'è una forza vitale in noi che, se noi la mettiamo in moto, perché è destinata a spingerci verso i regni celesti, ma siamo distratti, ci spinge verso altre direzioni, siamo lacerati da spade, lancine, gradi. Agostino, Sant'Agostino, dice proprio che la testa del drago è il primo gradino della scala. È un fuoco che va attizzato, e dice Clima, col fuoco acceso dalla preghiera che alberga nel cuore, è accesa questa e salita al cielo, sia la discesa del fuoco nel cenacolo dell'anima. Se accendiamo questo fuoco interiore, discende un fuoco celeste. E noi allora
dice Procopio di Gaza, il fuoco dell'Olocausto deve essere acceso nei cuori, offrendo il sacrificio di se stesso, che stabilisce al centro del mondo, tenendo l'intelletto immobile verso l'asse dei cieli, guardando come verso un centro l'abisso del cuore. E quindi vi concluderei così, che questi regni sono regni interiori, sono i cieli, sono intorno al nostro cuore, vanno attraversati per raggiungere il centro di tutto quello che è, che è all'interno e che è anche fuori di noi. Allora, la morte potrebbe semplicemente essere il momento in cui la coscienza finalmente si riallaccia con tutto quello che è. Mi raccontavano degli amici della comunità ebraica che in alcune confraternite mistiche c'è la tradizione di festeggiare il funerale con i canti e danze nuziali. Ma perché in fin dei conti è il momento in cui la coscienza si sposa con tutte le sue parti più invisibili. Per cui anche la croce è stata letta da alcuni padri come una scala che unisce terra e cieli. Ogni ferita corrisponde a un elemento, no? Per cui la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco. Per cui noi siamo proiettati verso il cielo attraversando queste dimore interiori. E allora, se accendiamo questo fuoco, diventiamo colonne di fuoco, come diceva il Degarda di Bingen, e allora potremo capire le parole di Isacco il Siro, con cui concludo: sforzati di entrare nella cella che è in te e vedi la cella celeste. L'una e l'altra sono una sola, è attraverso un'unica entrata che penetri in entrambe. La scala che porta al regno dei cieli è in te, essa è misteriosamente issata nella tua anima. Entra nel profondo di te stesso, lontano da ogni male, là troverai i gradini per salire in cielo. E allora forse la porta, se è l'accesso a questo regno celeste, potrà essere qualcosa di molto più desiderabile di quello che noi immaginiamo. Grazie. Grazie a Bormolini, che attraverso, insomma, i suoi richiami ai padri della Chiesa greci ci ha dato un po' un assaggio di mistica cristiana. Ora, voi nel programma trovate che era prevista la relazione del rabbino Joseph Levy, che in realtà purtroppo sta male e per fortuna l'abbiamo sostituito degnamente. Non grave. Dal rabbino Adolfo Loci, che è qui di Padova, il quale ha raccolto, insomma, lo stesso titolo, e quindi è Coscienza e responsabilità, l'uomo e la libertà nella tradizione ebraica. Prego. Bene, io, diciamo così, vi ringrazio e mi scuso fin dall'inizio se magari quello che vi racconterò sarà qualcosa di personale che ho elaborato tra le due di notte e stamattina e forse anche 5 minuti fa, perdendomi qualche passaggio delle vostre relazioni, ma mi dovete scusare. Però farò un pensiero più che altro, condividerò con voi dei miei pensieri su questo tema, magari senza fare dei voli mistici, non perché non si possano fare, ma perché per il tempo che ho avuto a disposizione per fare un volo mistico mi ci sarebbe voluto, diciamo così, più tempo. Però per elaborare questo tema, che non ho voluto, diciamo così, abbandonare, non ho voluto lasciare il tema scelto dal rabbino Levi, che guarisca presto se Dio vuole, e sulla questione dell'uomo e la libertà, ma incentrato, diciamo così, specialmente nella figura umana, nella questione della legge, cioè delle regole. Perché non dobbiamo dimenticarci, pur pensando a cose alte ed elevate che ci possono aiutare a scoprire dei segreti o i segreti
della nostra realtà, bisogna ricordare che noi facciamo parte di una realtà, e uso questo termine filosofico di Maimonide, cioè il mondo Maimonide lo chiama la realtà, l'universo lo chiama la realtà, tant'è vero che nel Mishneh Torah, nella sua più grande opera di regole ritualistiche, il primo libro che lui, dei 14 volumi scritti in arabo, in originale, non li scrive in ebraico Maimonide, né in spagnolo, la sua lingua madre, li scrive in arabo, e saranno poi tradotti, tutte le sue opere saranno tradotte in ebraico successivamente da una famiglia di traduttori importante spagnoli, la famiglia dei Tibbonidi, Ibn Tibbon, e poi da lì in tutte le altre lingue. Bene, il primo volume di questi 14 volumi di ritualistica ebraica, di regole ebraiche, che servivano per fare un passaggio per un utente meno acculturato che poteva andare a studiare il Talmud, e quindi dal Talmud estrapolare le regole di vita, Maimonide ne fa una sintesi, addirittura senza citare le fonti, questa è stata una delle più grosse critiche dei suoi contemporanei, perché lui dà la regola, ma non cita la fonte, e dice solamente chi studia va lì e se la trova. Quindi io non devo fare un testo molto diretto, ma il primo volume di questi 14 volumi si chiama Sefer HaMadà, cioè, stranamente, il libro della scienza o della conoscenza. C'è la radice del verbo Ladaat, conoscere in ebraico. E in questo primo capitolo di questo primo volume lui tratta Dio. E che cosa dice al primo paragrafo di questo primo capitolo? Che l'essere umano deve... Secondo voi qual è il verbo successivo riguardo a Dio? Qual è la prima parola che religiosamente colleghiamo a Dio? Prima di pregare. Bravissimi. No, credere. E Maimonide non usa la parola credere. Maimonide dice l'essere umano deve conoscere che esiste un essere primo creatore della realtà in cui viviamo. Questo è quello che dice Maimonide. Ora, conoscere e credere sono due verbi che si possono collegare filosoficamente. Un religioso magari può storcere la bocca su questo punto, ma Maimonide è un rabbino che sostiene nella sua trattazione filosofica che la conoscenza è fondamentale per il credere, come anche il credere è fondamentale per la conoscenza. Sono due facce della stessa moneta, non in contrapposizione, ma una utile all'altra. E da qui spiega anche un verso che, diciamo così, i detrattori del popolo ebraico e dell'ebraismo nel corso della storia hanno adoperato in sfavore del popolo ebraico. Il fatto che nella Bibbia si alternino termini come amare e temere, amare Dio e aver timore di Dio, ma timore in ebraico non vuol dire paura, vuol dire riverenza, vuol dire rispetto. E allora Maimonide spiega che la nostra azione quotidiana deve essere, diciamo così, mossa prima di tutto dal timore, cioè dal rispetto di una volontà divina. Cioè i nostri doveri sono rispetto di una volontà divina. Ma quando andiamo in profondità e non facciamo questi doveri semplicemente come un rispetto dogmatico di una volontà senza porci domande, ma quando ci poniamo domande, approfondiamo e arriviamo alla conoscenza dei segreti, dei profondi significati di quegli atti che facciamo, sicuramente non cadremo mai in un formalismo religioso, ma in un misticismo religioso, e allora quel timore iniziale diventa amore. È in quel momento che diventa amore. Ma, ed ecco il cenno mistico che stamattina ho trovato per voi, per questo contesto. E siccome ho iniziato con il parlare della creazione,
proprio sulla creazione, c'è una nel XIV secolo e XV secolo c'è una sorta di rivoluzione nella dottrina ebraica, perché fino a quel momento, cioè fino alla comparsa, diciamo così, del grande mistico Isaac Luria, la dottrina cabalistica spagnola dell'epoca, per molti influenzata dall'emanazionismo neoplatonico, è caratterizzata, cioè il concetto di creazione della realtà in cui viviamo è caratterizzato dalla progressiva emanazione delle Sefirot. Le Sefirot in termo mistico sono le emanazioni, le 10 emanazioni divine. Per chi deve fare un piccolo sforzo di immagine e pensare a 10 sfere che sono collegate l'un l'altro 3 per volta, cioè sono gruppi di 3 che poi si collegano ad un 1 che è la sefira finale che rappresenta la nostra realtà. Ma Isaac Luria nel XV secolo propone una nuova visione della creazione articolata in 4 fasi. La prima fase di questa cosmogonia viene detta Tzimtzum. Che cosa vuol dire Tzimtzum? Vuol dire contrazione. Cioè, in principio, Bereshit, proprio la prima parola della Bibbia, che abbiamo in comune. In principio. E su questo c'è un'altra spiegazione interessante, che la parola in principio serve per determinare un elemento fisico importantissimo. Allora, se noi leggiamo attentamente il primo verso, le prime parole del primo verso della Bibbia, leggiamo: in principio Dio creò il cielo e la terra. Però c'è questa parola, in principio, e poi creò il cielo e la terra. Che cosa vuol dire il principio? Secondo alcuni commentatori e anche alcuni mistici moderni, questa parola sarebbe ad indicare che in questo momento si crea il tempo, cioè Dio crea il tempo e poi lo spazio. Noi adoperiamo spazio-tempo nella fisica, si adoperano queste due terminologie alternate, spazio-tempo, ma non è detto che lo spazio ci sia prima del tempo, non si sa. La Bibbia propone una visione e dice che in principio sta a indicare che prima c'è il tempo e poi, una volta che c'è l'inizio della possibilità di contare, e tant'è vero la parola sefirà alla radice lispor, safar, che vuol dire contare, ma vuol dire anche tagliare, cioè ordinare. Sentite, nell'ebraico c'è una possibilità di usare un termine in diversi modi senza che queste parole diventino una sinonimo dell'altro, ma indicano aspetti diversi della realtà. Allora, in principio, il Dio infinito, definito come En Sof, che in ebraico vuol dire senza, letteralmente senza fine, non si rivela irraggiando la sua luce creatrice, bensì ritirandosi dentro di sé, autolimitandosi. Pensate all'immagine di un Dio creatore, onnipotente, onnisciente, senza tempo, infinito, immateriale, invisibile. Perché questi sono quello che dice Maimonide, cioè noi dobbiamo relazionarci con Dio in questi termini, non in termini materiali. Questo Dio che si ritrae dentro se stesso e quindi limita la sua onnipotenza. Per creare questa realtà materiale che ha un principio e di conseguenza anche una fine, l'onnipotenza di Dio si limita. Figurate soltanto, stiamo nel 1400. Pensare ad un essere umano che al giorno d'oggi, nel corso della storia, ha sempre dimostrato che vuole rompere tutti i limiti possibili e inimmaginabili della sua condizione materiale, quindi autodefinendosi onnipotente. Oggi con la tecnologia magari anche onnisciente, iperconnesso. Dio ci insegna che per
questa realtà c'è bisogno invece di un valore che è quello dell'auto limitarsi. Non qualcuno che limiti te, un altro che limiti te, ma che tu acquisisca la capacità di autolimitarti. E questa autolimitazione, tant'è vero che la parola onnipotente in ebraico Shaddai è letta anche Shaddai, che vuol dire che è colui che dice basta. Nel senso che mette un limite. Quindi nella stessa parola onnipotente c'è anche il senso del limite. E allora questa autolimitazione primordiale, che lascia fuori di sé soltanto un residuo, reshimo, cioè la luce divina, equivale in qualche maniera all'esilio di Dio, nel profondo di sé stesso. La seconda fase coincide con l'espansione. Qui magari ci avviciniamo a concetti della fisica più conosciuti. Nello spazio lasciato vuoto dal ritrarsi di Dio emana l'archetipo della creazione sotto forma di Adam Kadmon, cioè l'uomo primordiale, dagli occhi, dalla bocca, dagli orecchi e dal naso, gli elementi che servono per relazionarci con la realtà. E di questa figura mitica sprizza la luce delle emanazioni, destinata a riversarsi in 10 fasi, cioè detti kelim, recipienti. La famosa rottura di questi recipienti che poi determina la creazione, ma anche la rimanenza dei cosiddetti cocci, le kelipot, che sono elementi di ostacolo che rimangono nella realtà. È un po' quello che diceva Nader, che Dio ha creato la vita e la morte, citando il Corano se non vado errato, ma il profeta Geremia dice qualcosa di molto simile. Ovviamente Geremia è qualche secolo prima, ma Geremia dice che Dio crea la luce, Yotzer Or, Uvore et Ara, e crea il male. Cioè, questo serve prima di tutto per toglierci immediatamente dalla testa dall'esistenza di due entità, una dominatrice del bene e una dominatrice del male. Se c'è bene e male nella realtà, perché è necessario per sostenere questa realtà, bene e male sono necessari l'un l'altro, perché senza l'uno non esiste l'altro, perché è il principio poi fondante che regge questa realtà. Se noi andiamo ad annullare questo equilibrio tra più e meno, ecco che la nostra realtà sparisce immediatamente. La terza fase di questa cosmogonia luriana coincide con una ulteriore emanazione, un nuovo raggio di luce proveniente dalla fronte di Adam Kadmon, di questo uomo primordiale, che trasfigura ogni emanazione divino in un volto di Dio. Cioè la fase in cui il Dio infinito assume la forma, o meglio i volti, del Dio personale. La quarta fase, e sono questi i volti del Dio della devozione, della fede, della preghiera. E poi c'è una quarta fase, l'ultima, quella detta del tikkun, restaurazione, il recupero e la redenzione delle scintille cadute attraverso la pratica dei nostri doveri. Quindi ere messianiche, la fine dell'esilio della presenza divina. E adesso, se puoi mandare l'immagine, cito direttamente dal testo.
Sappi che prima di ogni emanazione e creazione, l'indifferenziata luce suprema, quella dell'infinito, riempiva tutto l'esistente, non lasciando libero alcun spazio. E l'altra immagine. Siamo in questo ragionamento, siamo prima di questa immagine che vedrete ora, cioè dire, pensate che la presenza, cioè l'essenza di Dio, occupa tutto uno spazio che è indecifrabile, ma incommensurabile. Quando si svegliò la sua volontà di creare i mondi e di produrre le emanazioni per rivelare la perfezione delle sue opere, del suo nome e dei suoi attributi, allora l'infinito si contrasse nel punto centrale della sua luce. Nello stesso tempo la luce si ritirò e si concentrò in un cerchio intorno al punto centrale predetto, in modo da creare uno spazio vuoto, come vedete in questo disegno. La luce è in quel cerchietto nero e lo spazio vuoto è quello circostante. Questa è la ritrazione. Dio si ritrae. Si sa che nessuna forma, figura geometrica è così uniforme ed equilibrata come il cerchio. Non il quadrato con i suoi angoli retti e i lati uguali, non il triangolo equilatero e ancor meno qualsiasi altra figura. Perciò la contrazione dell'infinito deve necessariamente venire concepita come l'immagine del cerchio. Dopo questa concentrazione, un raggio di luce partì dal punto centrale culminante del cerchio, cioè dall'infinito stesso, e penetrò nello spazio vuoto, fermandosi nel mezzo così, quella riga. E da lì comincia l'espansione, cioè da lì comincia la nostra realtà. Il cerchio è il simbolo di inizio e fine infinito, vita e morte che si aprono e chiudono, e la chiusura è una nuova apertura e l'apertura è una nuova chiusura. Pensate al serpente che morde la coda, alla figura. Pensate che nella ritualità del lutto ebraico, ma anche biblicamente lo troviamo con il famoso piatto di lenticchie della disputa fra Giacobbe ed Esaù. Perché Giacobbe cucinava un piatto di lenticchie? Perché in famiglia erano in lutto per la morte di Abramo, il nonno era appena morto, e si viveva il lutto, e in un momento di lutto si usano mangiare elementi circolari, come la lenticchia o come l'uovo. L'uovo che ha questa forma circolare che apre e chiude. E questo è il senso della vita. Ma il senso della vita non lo troviamo soltanto su questi ragionamenti con cui possiamo approfondire. Noi dobbiamo ricordarci sempre che la nostra azione quotidiana, la nostra azione e l'applicazione dei nostri doveri sono l'elemento fondamentale. Qui nella specificità di ognuna delle nostre culture è importante avere cognizione, ma i doveri sono gli elementi che ci fanno far stabile la nostra realtà. E attenzione, perché se cediamo troppo alla cultura dei diritti, cioè al diritto di parlare, al diritto di scrivere, al diritto di qualsiasi cosa, noi cominciamo a perdere il senso del dovere. E l'ebraismo ha questo elemento, e con questo concludo, e probabilmente non soltanto l'ebraismo, ma direi la realtà in cui viviamo. Noi possiamo accampare dei diritti solo ed esclusivamente in uno stato di libertà di esecuzione dei nostri doveri. A quel punto il diritto diventa acquisito, ma il diritto non esiste senza aver praticato prima di tutto i nostri doveri. Grazie a Rabbino Loci per questa suggestiva presentazione della mistica ebraica. Siamo anche più o meno nei tempi, insomma abbiamo sforato di pochi minuti, ci scuseranno quelli che vengono dopo.
Ma è veramente molto interessante come ci siano trasversalità tra le religioni. Stavo pensando, mentre parlavano i tre relatori, a quanto le tre religioni debbano al neoplatonismo, per esempio. E comunque è interessante come l'uomo primordiale ci sia anche nella cultura indiana, il Purusha. Insomma, è molto bello che ci siano questi collegamenti potenziali tra le religioni. Non c'è tempo per il dibattito, mi scuso, comunque insomma sono state molto interessanti le relazioni. Grazie per l'attenzione.